Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Annuncio che il caffè è buono, per cui chi non l'avesse ancora preso, dopo volentieri ve lo offriamo. Questa iniziativa è promossa dalla società della ragione, non fa più il microfono, quindi prendiamo atto. Vabbè, anche la pila per sostituirla. Se ci sentite direi che possiamo fare così. Questa iniziativa coglie l'occasione di presentare un libro che è una raccolta di scritti da Alessandro Margara, che è stato magistrato di sorveglianza, probabilmente il primo vero magistrato di sorveglianza del nostro paese, poi anche presidente della Fondazione Michelucci e primo garante dei detenuti della Regione Toscana. Il libro si intitola La giustizia nel senso di umanità. Da questo libro, Sandro Margara è purtroppo scomparso poche settimane fa, nel mese di agosto, e da questo libro e dal suo ricordo vorremmo partire per una riflessione sul senso della pena. In questo paese, devo dire anche in questa città, molto spesso si sente parlare, si sente invocare come mantra il concetto di certezza della pena, o addirittura di pene esemplari, inasprimento delle pene per reprimere determinati reati. Secondo noi c'è bisogno di approfondire un attimo quello che è il senso della pena, di cosa vuol dire pena nel nostro ordinamento costituzionale, ma anche di quello che significa quella che è l'unica pena nel comune sentire, ovvero il carcere, che reale efficacia ha poi nel reinserimento sociale di coloro che hanno commesso crimini e quindi nell'effettiva ritorno di sicurezza da parte dei cittadini. Lo facciamo con alcuni ospiti che ringraziamo di essere presenti. Prima di tutto stiamo scordando di ringraziare Ripa Grande 12, che è il centro LGBT di Ferrara, composto da Circo Massimo, Agedo, Arcigay, Arcilesbica e Famiglia Arcobaleno, grazie, che ci ospita qui questa mattina. È un bellissimo centro, come avete visto, aperto da poco. La scelta di essere qui è anche per valorizzarne ancora di più il ruolo in questa città. Dopo ringraziamento e non stesso tempo di scuse da parte della Camera Penale, che purtroppo l'Avvocato Rambaldi non riuscirà ad essere qui con noi per un suo presunto impegno, che però vedevano con molta attenzione questo incontro. Purtroppo proprio oggi c'era un convegno a Roma, tanto che credo proprio su temi molto simili, per cui diciamo i penalisti che potevano essere interessati sono là ora. Dicevo, abbiamo invitato Franco Colleone, che è un passato di più volte parlamentare, ma anche sottosegretario della giustizia, che è ora, oltre che garante dei detenuti della Toscana, anche responsabile del coordinamento dei garanti dei detenuti territoriali, per cui di comuni e regioni. Andrea Puggiotto, che è costituzionalista della nostra università e che sulla pena, sull'ergastolo, ha svolto molto del suo lavoro, e per cui da lui ci aspettiamo, diciamo, un intervento molto sul tema, sul punto. E Marcello Marighelli, che è garante dei detenuti di Ferrara, che ci porterà anche la sua esperienza non solo locale sulla situazione di Ferrara, ma anche proprio riferita alla vita di Alessandro Margara. Lascio la parola a Ilaria Baraldi, che come me è consigliera comunale, che ha il compito di coordinare questo incontro. Grazie. Grazie Leo. Buongiorno a tutti e grazie di essere qua con noi. Ringrazio anche la Società della Ragione che ha organizzato questo incontro, proprio perché il desiderio è quello di ragionare insieme
utilizzando le parole di Sandro Margara. Gli scritti di Margara fanno da sfondo alle considerazioni che sempre più spesso si è costretti a fare dinanzi a quella che definirei una perdita collettiva di proporzioni. Stiamo vivendo momenti non facili, di grande tensione, come testimoniano quotidianamente le pagine dei giornali, sul cui sfondo si legge soprattutto una grande superficialità e una mancanza di conoscenza, che unitamente ad un profondo disagio, spesso più percepito che dettato da reali condizioni di bisogno, e qui oggi parleremo spesso di percezione, fanno da fertile terreno per coloro che usano la demagogia della paura e la retorica securitaria come strumento di propaganda politica. Ci piace credere che esistano soluzioni semplici a problemi complessi, al degrado, all'insicurezza, allo smarrimento. La prima cosa da fare quindi è individuare un colpevole, che dovrà, come segno tangibile e visibile del problema, essere rimosso il più velocemente possibile. Tutto quello che ruota attorno, dalle cause reali del problema alle garanzie proprie di uno Stato di diritto, non interessano, non sono affar nostro. Leggo da un qualunque estratto di un quotidiano di Ferrara. Arrestato 23enne nigeriano, fermato verso le 17 tra via Ticchioni e via Battisti. A seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana già suddivisi in dosi pronte per essere spacciate. Dopo l'arresto, su disposizione delle autorità giudiziarie, è stato rimesso in libertà. Ora, questo non mi soffermo neanche sulla necessità di definire la provenienza e la cittadinanza della persona arrestata, abitudine in me invalsa nei nostri quotidiani e nei nostri media. Quello che però oggi è ritenuto inaccettabile è questo: è stato rimesso in libertà, arrestato e rimesso in libertà. È inaccettabile perché quello evidentemente è il problema, lo spacciatore sotto casa, una volta che viene arrestato di grazia non rimettetelo subito fuori. Lo spacciatore io sotto casa non lo voglio vedere. Le politiche securitarie che nascono da questo semplicistico approccio ai problemi hanno alla base un contenuto paradossale, per nulla scientifico, che consiste anzitutto nello scambio tra realtà dei fatti e percezione degli stessi. Alla base c'è ovviamente il senso diffuso di insicurezza, acutizzato da un uso strumentale dei media. Tutto ciò avviene in presenza di statistiche territoriali comparate su base nazionale e internazionale che segnalano una situazione sostanzialmente stazionaria della criminalità urbana, se non addirittura in alcuni casi per certi reati in netto calo. Ma non c'è luogo o consesso nel quale alla domanda vi sentite più sicuri oggi rispetto a 10 anni fa la risposta sia unanimemente negativa. Ciò anche se i fatti criminali più tragici avvengono, dobbiamo ricordarlo, per lo più in contesti familiari o comunque diversi dalle situazioni di disagio urbano, e anche se le ricerche sulla percezione di insicurezza dimostrano che essa è più legata a fattori che precarizzano la vita lavorativa o incidono sulla qualità della vita. Le politiche securitarie quindi da un lato non compiono lo sforzo di richiamare alla realtà oggettiva, dall'altro scelgono la strada più semplice della risposta penale anziché sociale. Impiegheremo troppo tempo per rimuovere le cause del disagio sociale di fondo che produce i rischi. È molto più semplice usare il carcere come risposta, il che produce un altro paradosso molto costoso in termini economici ma soprattutto umani e quindi sociali, e cioè che non esiste in nessun paese una correlazione tra il tasso di incarcerazione crescente e il livello di criminalità decrescente. Cito dal testo che trovate là in fondo di Margara. In ordine alle dinamiche sociali, mi sembra di cogliere un bisogno di punizione che si esprime in una domanda di punizione che sollecita un'offerta di punizione. Se queste dinamiche investono la pena, questa recupera inesorabilmente la sola dimensione afflittiva, toglie spazio a finalità diverse. Non c'è più posto per la considerazione del soggetto, della sua storia, della sua condizione sociale, di ciò che è stato e di ciò che potrà essere, della sua risocializzazione. La pena deve essere forte e chiara, non può essere flessibile. È la risposta all'azione dell'uomo che è stato, non deve interessarsi di adeguarsi all'uomo che sarà. In ordine alle dinamiche penal giudiziarie, vi è un'esigenza di fermezza e di chiarezza della pena che deve esprimersi nella sua certezza. La flessibilità dell'esecuzione della pena, secondo questa opinione, toglie certezza alla pena e per questo va eliminata. Emergono quindi politiche
e spiace dirlo oramai senza troppa distinzione tra destra e sinistra, che si richiamano esplicitamente alla legalità e a giustificazione della via securitaria, dall'innalzamento delle pene per consentire l'arresto, richiamo approssimativo alla certezza della pena, ma per dirla con le parole di Margara, la legalità è rotonda, non piatta, ossia occorre tenere presente che va costruita una legalità complessiva, non solo quella che si afferma violata. E qui sulla legalità violata dello Stato credo che potremmo parlare per ore e penso che qualche accenno sicuramente lo farà anche il professor Pugiotto, il quale si soffermerà sul senso della pena nella Costituzione e al quale lascio la parola citandolo, cioè si va in carcere perché si è puniti, non per essere puniti. Intanto lasciatemi dire che personalmente non ho mai incontrato e non ho avuto la fortuna di frequentare Alessandro Margara, eppure lo conosco, è uno di quei privilegi della mia professione avere una relazione con persone sconosciute. Il lavoro di ricerca e di studio infatti ti fa dialogare attraverso la lettura con chi prima di te si è occupato di quel tema. E in questo dialogo a distanza, che è spaziale, generazionale e temporale, ti fa sentire familiari persone che non hai mai incrociato né mai incrocerai. Addirittura li fai una rinvita. Nelle note a piedi pagina la dottrina usa sempre il tempo verbale presente, perché un pensiero, una tesi, una strategia argomentativa, se merita la dialettica scientifica, è un evergreen, è immortale, è appunto sempre presente. Dedicando negli ultimi anni dal mio lavoro di ricerca ai temi della dimensione punitiva e dell'orizzonte costituzionale, era inevitabile che non ci passi negli scritti. Scritti tra virgolette da Sandro Margara, dico scritti perché Margara è stato tante cose e quindi chi studia questi temi legge le sue sentenze, i suoi provvedimenti amministrativi, i suoi articoli. Vi racconto solo l'ultimo incontro che ho avuto con lui, era l'estate del 2015, stavo scrivendo un capitolo di un libro dedicato all'ergastolo ostativo ed era il capitolo dedicato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. E scopro, facendo un lavoro di ricerca sugli atti, che alla Corte Costituzionale viene proposta e riproposta una questione molto delicata, se la pena fino alla morte, ne parlerò tra poco, è o no conforme a Costituzione. La Corte la prima volta cerca di cavarsela con un'ordinanza processuale usando argomenti di formalismo giuridico, ma il giudice ritorna alla carica. Il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, e quando ho visto chi era, è stato per me inevitabile scrivere questa nota a piedi pagina. Quel tenace giudice a quo risponde, tempo presente, al nome di Alessandro Margara, giurista di vaglia, straordinario magistrato di sorveglianza, successivamente nominato a capo del DAP, poi garante dei diritti dei detenuti per la Regione Toscana. Quell'atto di promuovimento che viene riprodotto nel materiale di questa antologia che con grande affetto, direi, Franco Colloni ha curato, può essere appunto letto e apprezzato in questo volume e dimostra come Alessandro Margara abbia sempre operato per tradurre in realtà il disegno costituzionale della pena. Già, ma qual è questo disegno? Allora io propongo sempre di immaginarlo come un triangolo equilatero, dove al vertice troviamo la funzione educativa della pena, il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e il divieto altrettanto incondizionato di ogni violenza fisica e morale nei confronti di un soggetto che sia sottoposto a restrizione di libertà. Per dire la verità, questo triangolo non si è mai chiuso, perché la Costituzione non si limita a vietare la tortura, impone semmai di punirla, così dice l'articolo 13, quarto comma. Eppure nel codice penale manca un reato di tortura, uno degli sfregi più profondi al volto costituzionale della pena, anche perché nel quotidiano scorrere della realtà delle nostre istituzioni la tortura è un fatto ricorrente. Dirlo da parte mia non è una provocazione, è una denuncia, è una presa d'atto, perché sta scritta
in molte sentenze, ad esempio quelle pronunciate dalle sezioni penali della Corte d'Appello di Genova e confermate il 10 settembre 2013 in Cassazione per le violenze del 2001 nella scuola Diaz nella caserma Bolzaneto. Oppure sta scritto nelle sentenze della Corte di Strasburgo che ha condannato l'Italia più volte per violazione dell'articolo 3 della CEDU, divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, in ragione della nostra passata politica di respingimento in alto mare, in ragione del nostro sovraffollamento carcerario e più recentemente in ragione della nostra collaborazione a operazioni di Extraordinary Renditions. Lo denuncia con riferimento all'internamento dei folli rei in OPG la relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale della scorsa legislatura. Oppure con riferimento al regime detentivo del carcere duro lo denuncia il rapporto reso noto nell'aprile scorso dalla Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani del Senato. Quanto alle condizioni di trattenimento dei migranti dei CIE, la Camera dei Deputati ha addirittura ritenuto necessario istituire in questa legislatura un'apposita commissione d'inchiesta. Ecco perché è davvero deludente il disegno di legge ora arenato al Senato, che qualificando la tortura come reato comune non ci parla del rapporto asimmetrico tra lo Stato e il cittadino ristretto. Questo disegno di legge sulla tortura riguarda qualunque rapporto asimmetrico tra un forte e un debole, ad esempio in una casa privata, in un asilo infantile, in un ospizio, ridimensionando così l'abuso del potere statale da reato proprio a mera aggravante. Se ne parlerà l'8 novembre prossimo alla Camera dei Deputati, sono stato invitato anch'io come relatore in un apposito seminario promosso dal Presidente Boldrini, convocato per i parlamentari per cercare di far capire loro che questa omissione penale non fa onore al nostro Paese. Torniamo al nostro triangolo equilatero. Mi interessa uno dei suoi vertici, quello della finalità delle pene, che, dice la Costituzione, devono tendere alla rieducazione del condannato. Ora, così disponendo, non si è inteso sostituire alla coercizione fisica una conversione morale obbligatoria del reo. Questa è una lettura sbagliata e anche tendenziosa. Fermo restando il diritto di ogni detenuto all'offerta trattamentale, il condannato resta libero o meno di aderirvi. Nella forma dell'articolo 27 terzo comma l'accento cade sul devono, mentre il tendere è un limite all'ordinamento penitenziario chiamato a garantire, a incentivare il processo rieducativo, senza però mai poterlo imporre all'autodeterminazione del detenuto. Lo dico più semplicemente, rieducare non è costituzionalmente sinonimo di emendare e se lo diventa, la Costituzione è violata. Accade ad esempio nel caso della condanna all'ergastolo comune, carcere a vita. Pensateci un attimo, l'ergastolano è l'unico detenuto che aspirando a un fine pena diverso dalla morte dietro le sbarre deve rieducarsi. Solo così, avendo dato prova di ravvedimento, dopo almeno 26 anni di detenzione può beneficiare della liberazione condizionale che estingue anche la pena dell'ergastolo. La libertà morale, cioè, è solo garantita al detenuto a una pena temporanea, che in ragione di ciò può anche rinunciare ai benefici penitenziari, perché sa che una volta scaduta la pena, lui acquisterà la libertà. Così non è invece per l'ergastolano. La sua condizione di totale sottomissione lo priva anche della libertà di non chiedere nulla. In questo modo però il diritto al trattamento equivale al dovere del detenuto di sottoporvisi, secondo un rapporto di supremazia speciale dell'ordinamento penitenziario sul condannato che fuoriesce dal disegno costituzionale della pena. Si fuoriesce dall'area del mio immaginario triangolo equilatero anche assecondando, e Ilaria Baraldi ne ha fatto menzione prima, la doxa dominante, tutta chiacchiere distintivo, e le sue aspettative verso una pena certa. Ora il linguaggio non è mai innocente, le parole non riescono
quasi mai a tenere nascosto ciò che si vorrebbe evitare che venisse in superficie. Allora domandiamoci, che cosa si invoca quando si invoca la certezza della pena? Costituzionalmente la risposta è una sola. La pena è certa quando non solo il reato, ma anche il minimo e massimo edittale della sanzione, cioè la misura della pena, è predeterminata dalla legge. Così da evitare che siano il reato e la pena frutto ex post dell'arbitrio del potente di turno. In questo senso la certezza della pena, colpita nell'articolo 25,2 della Costituzione, è una garanzia per tutti. Eppure, da anni, questa formula ha fatto una capriola. Oggi la certezza della pena significa che il cittadino che non delinque, quello che deplora, quello che stigmatizza, deve essere certo che la pena sarà erogata in tutto il suo rigore ed espiata in tutta la sua intransigenza. Qui ancora una volta la semantica che ci aiuta a capire. Pena è una parola biforcuta, polisemica. Sta per sanzione, punizione, ma prima ancora sta per dolore, sofferenza. È a questo secondo significato che si riferiscono in molti, temo la maggioranza. Invocando la certezza della pena, esigono che chi ha agito contro la legge debba soffrire, patire, penare, appunto. A cominciare ovviamente dai più cattivi tra i cattivi, cui va tolta non soltanto la libertà, ma anche la speranza di essere un giorno diversi da quelli che sono stati in un solo momento della loro esistenza. In psicanalisi si parla di paranoia per indicare la situazione della persona che è inchiodata per sempre a un'esperienza e si contrappone alla metanoia, che è la capacità di trasformazione e di cambiamento. Ecco, invocare la certezza della pena nel senso maggioritario significa avere un atteggiamento paranoico, perché equivale a considerare il reo un sasso, equivale a non saper distinguere l'errore dall'errante. Perché, scusatemi, è sabato mattina, non so dove dire queste cose, ma insomma, se ciascuno di noi venisse ricordato per la cosa peggiore che ha fatto, io credo che nessuno di noi uscirebbe molto bene. Assistiamo così al ritorno in grande stile della legge del taglione. Occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh, vita per vita, come si legge nell'Antico Testamento. Eppure, badate, nella tradizione ebraico-cristiana la legge del taglione non era espressione di una giustizia esemplare e vendicativa, serviva anzi a attenuarne la severità, costruendo quello che noi giuristi oggi chiamiamo principio di proporzione della pena. Si tratta di un principio imposto in Costituzione. Se la sanzione è sproporzionata rispetto al reato commesso, si nega in radice la sua funzione rieducativa. Se io sono condannato per una pena sproporzionata, mi sento vittima di un'ingiustizia e quindi non percepisco quella pena come una giusta sanzione finalizzata al mio recupero sociale. Di più, so che è impopolare dirlo, ma nel 2007 in Italia è stata approvata una legge costituzionale che ha abolito la pena di morte, senza se e senza ma. Prima era ammessa nei casi previsti dal codice penale militare di guerra. Se noi abbiamo abolito la pena di morte, evidentemente abbiamo accettato l'idea che in uno stato di diritto la pena deve essere sproporzionata per difetto, non per eccesso, rispetto al suo oggetto, fondando così, in questo modo, l'umanità del nostro diritto penale. Eppure questa proporzionalità imposta in Costituzione oggi è insidiata da una richiesta, anche qui Laria Baraldi ha fatto un riferimento prima, relativa all'inasprimento delle pene, trainato da un risentimento collettivo. Fateci caso, qualsiasi cosa succede, c'è sempre qualcuno che promette inaspriremo le pene. E quando quella stessa cosa succede di nuovo, c'è sempre qualcuno che imperterrito replica, però abbiamo inasprito le pene. L'esito di questa demagogia securitaria, di facile presa elettorale, dunque accarezzata sia a destra che a sinistra, si riassume in una battuta che circolava in rete
A proposito del nuovo reato di omicidio stradale, 18 anni di carcere a chi fugge, tanto vale sparare ai testimoni. Che poi se ci pensate, è una battuta sino a un certo punto. Due settimane fa la celeberrima coppia dell'acido, per esempio, ha preso meno anni di galera di quanto potrebbe beccare un coglione alla guida. E del resto un furto con destrezza oggi è punito molto più severamente di un falso in bilancio. Dell'antica proporzionalità fra reato e pena si sono così perse le tracce, cancellate da una categoria di enorme impatto mediatico, anche qui Laria Baraglia ha fatto un riferimento, la paura percepita, quello che lo chiama lezione vero Viagra securitario collettivo. È un format collaudato, più della decima sede del medico in famiglia, funziona più o meno così. Si parte da una corta selezione dei casi di cronaca, lì si fa oggetto di mirate campagne di informazione, meglio se urlate, capaci di trasformare il verosimile in struttura del reale, creando allarmi numericamente false. E così, a furia di legislazioni scritte al ritmo dei tamburi mediatici, la pena viene trasformata, vede trasformata la sua funzione costituzionale. Non rieducare, ma nemmeno punire. Solo calmierare per un paio di giorni un'opinione pubblica spaventata ad arte. Ho fatto riferimento all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. Questa modifica costituzionale troppo sottovalutata, secondo me, ha anche un altro significato. È il rifiuto di trattamenti penali irreversibili. La vera ragione di fondo per cui è stata abolita la pena di morte è che essa si regge sulla fallacia normativistica di un ordinamento processuale a prova di errore. Invece, il rischio di condannare un innocente è sempre possibile. Dunque, nessuno dovrebbe essere punito in modo irrimediabile. Eppure accade, accade ancora. Con la condanna a un particolare tipo di ergastolo, il cosiddetto ergastolo ostativo, il cui regime è un atto di fede verso un ordinamento infallibile. Chi infatti è condannato al carcere a vita per uno dei gravi reati associativi di stampo mafioso, terroristico, anche internazionale, inclusi assieme a molti altri nel lungo elenco dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, non uscirà mai di galera, nemmeno per un'ora, fino al suo certificato di decesso. Salvo che non collabori utilmente con la giustizia, mettendo qualcuno al proprio posto. Ora, l'ottusità di un simile regime finisce per generare un paradosso kafkiano che io spiego in questa maniera. Se mai verrete condannati all'ergastolo ostativo, auguratevi di essere davvero colpevoli. Perché solo il colpevole può utilmente collaborare con la giustizia, guadagnando così i benefici penitenziari. Ma se malauguratamente siete innocenti, sarà peggio per voi, dovete rassegnarvi a morire murati vivi. Di più, poiché la condanna all'ergastolo ostativo è l'anticamera del regime del cosiddetto carcere duro, il famigerato 41 bis dell'ordinamento penitenziario, finirete per subire un fenomeno di triplice schiacciamento, perché spropriati della vostra vita in quanto ergastolani, privati di ogni residua speranza in quanto ostativi, stralciati dalle normali regole del trattamento penitenziario in quanto sottoposti al 41 bis. Gli ergastolani ostativi sono in Italia tanti? Pochi? Allora, lavorare agli stati generali dell'esecuzione penale ogni tanto serve perché appunto finalmente avere un dato amministrativo. Gli ergastolani in Italia ammontano a 1619, gli ergastolani ostativi sono 1174, il 72,5% del totale. Ecco perché, se è vero che in Italia non c'è più la pena di morte, c'è ancora la pena fino alla morte, l'ergastolo ostativo. Così come c'è ancora la morte per pena, che è il fenomeno in preoccupante crescita dei suicidi dietro le sbarre.
Ancora una suggestione, l'ultima, ma vedo che sono dentro i tempi. Il 6 novembre a Roma si celebrerà il Giubileo della Misericordia per i detenuti e i carcerati. Contrariamente a Franco, che resiste alle tentazioni dei radicali, io ho aderito alla marcia che si svolgerà in quell'occasione, intitolata Papa Francesco a Marco Pannella. Ho aderito, come si dice, politicamente e spiritualmente non potrò marciare perché invece che marciare un ginocchio che marcisce e che mi impedirà di camminare. Comunque c'è questa marcia che ci sta a ricordare una cosa importante, che nella dimensione religiosa della colpa, della pena, della giustizia divina c'è spazio per il perdono. Altrettanto accade in forma laicizzata nel disegno costituzionale del diritto punitivo, laddove la nostra Costituzione prevede leggi di indulto o di amnistia capaci di estinguere la pena già inflitta o un processo in corso. Eppure, con la sola eccezione dell'indulto del 2006, sono ormai 24 anni che il Parlamento non concede più una clemenza generale. Perché? Attualmente l'articolo 79 della Costituzione richiede, per approvarla, che la legge di amnistia indulto sia deliberata a maggioranza dei due terzi degli aventi delle componenti della Camera in ogni suo articolo e in votazione finale. È un unicum normativo, si fa prima a modificare l'articolo 79 della Costituzione che approvare una legge di amnistia e indulto. Non solo, ma sono quorum i due terzi dei detenuti, dei deputati, dei senatori, articolo per articolo di votazione finale, sono quorum che consentono paralizzanti veti incrociati. Basta che un partito si sfili o minacci di sfilarsi della dolomitica maggioranza richiesta e il ricatto avrà sicuro successo. Non stupisce dunque l'abolizione di fatto di questo strumento. È un copione che è andato in scena anche di recente. Strasburgo, 2013. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per un sovraffollamento carcerario strutturale sistemico tale da aver trasformato le nostre pene in trattamenti inumani e degradanti. Siamo condannati a interrompere tempestivamente questa violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. L'unico strumento giuridico che avrebbe permesso di interrompere tempestivamente il protrarsi della violazione in atto era un calibrato, misurato, ragionevole, equilibrato intervento di clemenza generale. Lo chiede il ministro della giustizia dell'epoca, Cancellieri, lo chiede l'amministrazione penitenziaria, lo chiede il Presidente della Repubblica, lo chiede la Corte Costituzionale e fino anche Papa Francesco. Non è bastato. L'indulto si è confermato un tabù demagogico, una cosa di cui non si può né si deve parlare. Eppure, scusatemi, figura non in un esoterico diritto consuetudinario ad arbitrio del sovrano, ma è tra gli strumenti criminali, di politica criminale, che la Costituzione repubblicana mette a disposizione del legislatore. Vorrei ricordare che la demagogia fa pugni con il ripristino della legalità che non può dipendere dal numero delle piazze. Capisco che essere contrari a una legge amnistia di indulto è facile, garantisce consenso e dividendi elettorali. Ma quando uno Stato costringe gli imputati in un limbo processuale infinito o i condannati in un inferno detentivo disumano, lo Stato viola la sua stessa Costituzione e i suoi impegni internazionali in materia di diritti umani. Deve obbligatoriamente porre riparo e presto a questa situazione esercitando tutte le sue prerogative. E tra queste la Costituzione repubblicana annovera anche leggi di amnistia e di indulto come strumenti di deflazione giudiziaria e carceraria. Titolo di coda. Io ho cercato di laicizzare in questo intervento un po' estemporaneo i concetti di colpa, di giustizia, di pena, seguendo la trama della Costituzione, che ci racconta di una pena che a un tempo deve essere rieducativa, certa, proporzionata, mai irreversibile, condonabile. Una trama che è quotidianamente messa in discussione fino al suo capovolgimento, perché la pena richiesta oggi è una pena esclusivamente punitiva,
irriducibile, sproporzionata, irreversibile, mai perdonabile. Sono stato con mia moglie 2 settimane fa a Milano a vedere il Museo del Novecento, non l'avevo mai visto, e mi sono imbattuto in una tela molto bella di un pittore di inizio Novecento, Gaston Novelli. Il quadro si intitola Il Re delle Parole. È un quadro astratto dove campeggia una frase molto pertinente che mi sono annotato. Bisogna smuovere queste parole così sicure di se stesse e ridurle al silenzio. Bisogna smuovere queste parole così sicure di se stesse e ridurle al silenzio. È una frase che va benissimo rispetto alla doxa dominante in ordine alle pene e ai reati. È una frase che io credo avrebbe potuto pregare con la propria penna anche Alessandro Margara, quasi uno slogan capace di riassumere con vivacità ed efficacia tutta la sua vita piena e autentica. Grazie. Margara ha svolto un ruolo così importante anche perché è stato un magistrato di sorveglianza. Noi siamo abituati a pensare alla figura del giudice come a colui che sta all'inizio della pena, colui che condanna. Il magistrato di sorveglianza è invece la figura che è deputata ad accompagnare la persona condannata durante il suo percorso. Il magistrato di sorveglianza ha a disposizione, sarebbe bello che avesse a disposizione tutta una serie di elementi conoscitivi che gli consentissero di agire individualmente e personalmente rispetto ai soggetti che vengono condannati, perché come è del tutto evidente chi commette, prima è stato detto molto efficacemente, chi commette un reato non deve essere identificato con il reato, ci sono sempre delle ragioni a monte. Vorrei quindi provare un po' a ragionare anche su chi è che sta in carcere, chi finisce in carcere, chi il sentimento popolare vuole che stia recluso in carcere. E anche qui c'è un'evidente sproporzione tra il piccolo crimine, che più che essere pericoloso allarma, perché contribuirebbe al cosiddetto degrado urbano, elemento che incide sulla percezione della sicurezza e che fa scattare un'immediata richiesta di intervento e di punizione anche in barba a qualsiasi garanzia giudiziaria. E il grande crimine, basti pensare ai reati ambientali o ai reati corruttivi nei lavori pubblici, che producono un danno diretto infinitamente superiore alla collettività, ma che non producono una proporzionale condanna sociale. In carcere percentualmente stanno gli ultimi, quelli che avrebbero più bisogno di essere assistiti e spesso di essere assistiti altrove. Dei detenuti il 40% è in attesa di giudizio e di questi il 50% è tossicodipendente. Il 30% del totale ha problemi di tossicodipendenza e la maggior parte è in carcere per reati connessi alla droga. Il 30% sono immigrati. Una ulteriore area di disagio, intorno al 10%, è di coloro che sono senza fissa dimora, persone con problemi psichiatrici, dipendenti dall'alcol. È la cosiddetta detenzione sociale, fatta di persone che partono da situazioni di disagio sociale o sviluppano il disagio per la mancanza o insufficienza di un significativo intervento sullo stesso, perché l'attenzione sociale nei loro confronti è bassa, quando addirittura non prende le forme del rifiuto. Per citare Margara, la detenzione sociale si spiega da un lato con l'intolleranza per le manifestazioni del disagio sociale, fino alla cosiddetta tolleranza zero, dall'altro con la sensibile riduzione delle politiche di intervento e di sostegno al disagio stesso. Più intolleranza, meno aiuto e sicurezza sociale, più sicurezza difensiva e intervento punitivo. Tutto ciò avviene in presenza di un livello costante della criminalità, con fasi anzi di diminuzione, nonostante l'aumento dell'intensità del contrasto delle forze dell'ordine. In questo senso il carcere viene utilizzato come strumento sociale per risolvere o meglio soffocare le criticità sociali, o meglio ancora per separarle dalla società e sequestrarle in carcere. Eppure ci sono tutta una serie di misure alternative
molto spesso sono più efficaci della pena del carcere e hanno un'utilità economica che può interessare, ma insomma, visto che parliamo sempre di conti, anche questo dovrebbe in qualche modo richiamare l'attenzione, perché si stima che l'esecuzione della pena con misure alternative abbia un costo del 2% dell'intera spesa penitenziaria, ma soprattutto un risultato sul reo e ovviamente anche sul suo reinserimento all'interno della società, perché le misure alternative alla detenzione riducono la recidiva di 3-4 volte più efficacemente della pena eseguita in carcere. Vorrei quindi ora passare la parola a Franco Corleone, che si occupa del coordinamento dei garanti dei detenuti in Italia. Prego. Grazie. Abbiamo ascoltato Andrea Pugiotto con una riflessione così densa e piena di suggestioni e argomenti che farebbero venire voglia di approfondire tanti di questi temi. Per citare i titoli: questione della tortura, l'ergastolo, l'ergastolo ostativo, il 41 bis e via via. Io comincerò a dire che ho conosciuto Alessandro Margara e abbiamo lavorato anche assieme per molti anni. Avevo conosciuto come magistrato di sorveglianza e poi, quando io ero sottosegretario alla giustizia, lui venne nominato da Giovanni Maria Flick capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dopo la morte improvvisa di Michele Coiro, grande magistrato, e che in poco tempo aveva già dato il segno di quello che si sarebbe dovuto fare per la riforma delle carceri. La sostituzione di Coiro con Margara fu veramente una scelta coraggiosa da parte di Flick. Mi ricordo che me lo disse mentre eravamo in nave da Gorgono Pianosa verso la terraferma, e poi mi disse: tu sei d'accordo? Beh, ovviamente sì, e disse a Margara: ho deciso. E fu una scelta che stupì, perché Margara era noto per, in qualche modo era un mito per la comunità che si occupa del carcere, era veramente persona autorevole e un mito per la sua intelligenza, la sua... Quando si dice di una persona anche la sua umanità, si può pensare che fosse buono. In realtà Margara aveva anche i suoi tratti di severità, e se voi leggete il fascicolo che abbiamo stampato dei ricordi e testimonianze su lui, vedete che alcune persone che furono detenute e ebbero Margara come giudice di sorveglianza raccontano i rapporti seri e intransigenti con lui. Questo però rendeva i rapporti limpidi, in modo che poi queste persone addirittura collaborarono per
tanti anni con Margara alla Fondazione Michelucci. Cioè, io l'ho conosciuto, dicevo, e lavorato assieme quando ero sottosegretario, perché vi sono delle cose che abbiamo fatto assieme che sono per me forse le cose più importanti della mia vita, e le abbiamo costruite assieme. Il regolamento penitenziario approvato nel 2000 e il giardino degli incontri di Michelucci nel carcere di Firenze, Sollicciano. E tutte queste due cose costruite assieme che rimangono in mio parere importanti. Con Margara ho avuto anche un rapporto quando è finita la mia esperienza di sottosegretario e la sua esperienza di capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Abbiamo continuato a collaborare, lui presidente della Fondazione Michelucci, io garante dei detenuti. E la cosa straordinaria è che Margara si apriva anche a questioni nuove che potrebbero apparire lontane dal suo orizzonte culturale, la sua formazione. Per esempio la questione della politica delle droghe per lui diventò un punto per anni fondamentale di iniziativa politica. Sul mensile Il Manifesto, sul mensile Fuori Luogo, che era pubblicato con Il Manifesto, lui fece una battaglia contro la Fini-Giovanardi, la legge repressiva proibizionista, veramente in maniera pervicace, lunga, ponendo i problemi della incostituzionalità della legge nel merito, non solo nella forma di approvazione della legge, e contestò minuziosamente, articolo per articolo, quella legge, anche alla luce di quello che avrebbe provocato nelle carceri italiane, e non solo. E però andò oltre alla fine. Alla fine, quando pubblicammo una ricerca sugli effetti della legge Fini-Giovanardi, lui mi produsse un saggio sul proibizionismo, che è il testo forse di più grande valore di critica del proibizionismo che è stato fatto. Quindi non da chi si è specializzato su queste cose, ma da una persona che non ci si sarebbe forse aspettati un taglio di critica del proibizionismo come c'è in questo saggio che nel libro che è a disposizione voi lo trovate riprodotto. Quindi una persona anche curiosa e che ha scelto le battaglie scomode, ma con una ricchezza di argomentazioni, sia sull'ergastolo, sul 41 bis, in dissenso dalle vulgate. Per esempio, lui rimase molto colpito dalle accuse a Giovanni Conso per la questione della la revoca del provvedimento su 41 bis. Sì, all'interno del processo sulla trattativa venne posto come prova il provvedimento del ministro della giustizia Conso di revoca di alcune centinaia di provvedimenti
di quello che volgarmente si chiama carcere duro. Rimase molto colpito Margara, perché in realtà lui aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro quei provvedimenti di 41 bis che erano assolutamente stravaganti. Voi pensate, adesso non ricordo i numeri esatti, ma quando fu approvato la prima volta, furono assegnati al regime di 41 bis credo quasi 1500 persone, forse qualcuno di meno, ma erano persone indicate dai direttori delle carceri come persone all'ingrosso ritenute meritevoli di questo trattamento, ma che andavano contro anche il fondamento di quel provvedimento, che è destinato agli appartenenti alle organizzazioni criminali per interrompere i rapporti di sodalizio, di comando, eccetera, ma che non possono essere destinati alle persone che in carcere davano fastidio, insomma. Ecco. E quindi quella decisione di Conso fu giustissima. Tant'è che oggi, dopo tanti anni, il 41 bis è diventato non più una legge annuale e riproposta e riapprovata ogni anno, ma è nel sistema, con tutti i problemi comunque che crea, che comporta, di applicazione. Ebbene, oggi credo che i 41 bis non siano più di 700, sono aumentati da 400, siamo arrivati a 700, ma dopo tanti anni di applicazione, ben lontani da quella cifra spropositata che fu adottata all'inizio, insomma, dell'applicazione. Quindi di fronte a questioni così scomode, Margara aveva il coraggio di prendere carta, penna e alzare la voce per dire, per ristabilire la verità dei fatti, non la verità, la verità dei fatti, perché se non si ricordano, no, i processi, si rischia di essere preda della demagogia e delle ricostruzioni che non esistono. Lui è stato in polemica durissima sulla tolleranza zero, è stato l'inventore o comunque quello che ha sostenuto con più forza questa definizione del carcere come discarica sociale, legando insomma la questione del carcere al fallimento e alla scomparsa dello Stato sociale. Questo è il nodo forte. Ha polemizzato contro chi poneva come slogan la pena certa e invece ha teorizzato come costituzionale la flessibilità della pena. Su questo sono stati molto interessanti le sue discussioni, per esempio con Massimo Pavarini, anche lui scomparso recentemente, no? Lo studioso dell'Università di Bologna, e Margara e Pavarini, che erano amici e che non c'era iniziativa in cui non lavorassero assieme, fino all'ultima iniziativa che facemmo a Bologna proprio sul carcere, con posizioni differenti, non sugli obiettivi, ma su un tipo di analisi, che adesso non è il caso stamattina forse di approfondire, ma insomma Pavarini metteva in discussione la ricaduta del sistema premiale
rispetto al carcere trattamentale, cioè vedeva il rischio di un sistema premiale che metteva in crisi poi invece il modello trattamentale della riforma. Un dibattito serio, importante, e che portava a lavorare assieme per cambiare le cose, e anche alla fine, quando Margara firmò il manifesto No Prison scritto da Pavarini, quindi per esempio per indicare la felicità delle contraddizioni, il fatto che Pavarini, appunto abolizionista del carcere, però lascia la sua biblioteca giuridica al carcere La Dozza. Cioè, questo per far capire che quando sosteniamo delle tesi, delle posizioni, non siamo mai, le persone intelligenti non sono mai di una rigidità che non mette in campo le relazioni e le azioni che possono apparire magari superficialmente non coerenti con le posizioni teoriche. Vengo a questo tema che è stato ricordato all'inizio, su cui io comincio a riflettere invece con qualche perplessità. Si va in carcere perché puniti, non per essere puniti. È una posizione che viene da lontano e sembrerebbe limpida, no? Io però dobbiamo accompagnarla dal fatto che si va in carcere perché puniti. A mio parere si dovrebbe andare poco in carcere perché puniti, e per esempio il meccanismo della messa alla prova consente di non andare in carcere, addirittura di non avere il processo, ma di avere un percorso diverso per la ricucitura della ferita sociale compiuta. E però se si va in carcere non può essere un tempo morto. Quindi si va in carcere non per essere puniti, non per essere rieducati, ma il carcere però deve essere un luogo che offre possibilità di reintegrazione. E allora, come lo si riempie questo tempo e questo spazio del carcere? Questa mi pare che è la grossa questione che noi abbiamo, perché il fermarci all'affermazione di principio, si va in carcere perché puniti, non per essere puniti, è evidente, condivisibile. Ma in carcere che cosa si fa? E che luogo deve essere? Si dice anche è il luogo della perdita della libertà. Anche su questo forse dobbiamo approfondire. È perdita della libertà nel senso che non puoi stare nel luogo dove hai commesso il delitto, non puoi avere le relazioni con l'ambiente con cui hai intessuto relazioni criminali, ma all'interno di quello spazio tu devi poter esercitare con libertà e responsabilità delle attività. Cioè il carcere, se vuole rispondere all'articolo 27, deve essere un luogo in cui il più possibile la persona ristretta si può muovere liberamente, con responsabilità.
può apparire una contraddizione, il luogo di perdita della libertà, ma un luogo invece in cui ti muovi liberamente. Cosa vuol dire? È quello che io cerco di tradurre in un nuovo decalogo, in comandamenti nuovi. Cioè, tu devi poter andare dal medico del carcere negli orari previsti per le visite, ma liberamente, senza dover fare la domandina. Devi poter andare in biblioteca per leggere e studiare liberamente. Devi poter andare in mensa, che non c'è, ma negli orari di apertura della mensa. Devi poter andare al colloquio con i familiari senza bisogno di essere accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. Si può fare un lungo elenco. Ecco, questo di un carcere che immagina, insomma, cioè dobbiamo immaginare un carcere in cui non ci sia la cella magari aperta, ma poi non c'è nient'altro. Questo è la... Allora, io mi sono convinto che noi abbiamo superato l'emergenza quantitativa del sovraffollamento per via di misurazioni appunto da geometri. Non c'è, la cella deve essere non sotto i 3 metri quadri, a parte che pensate che i 3 metri quadri per invece le strutture sanitarie il minimo sono 9 metri quadri. Allora non si capisce questa differenza fra... Ma la CEDU ha stabilito questo e l'ha confermato in recenti sentenze, ancora peggio. Quindi avere scelto la via dello spazio così non ci porta molto lontano. Io per esempio sostengo adesso una posizione che sottopongo all'amministrazione penitenziaria, e noi dobbiamo cambiare la vita nel carcere con cose precise, senza, per esempio, noi dobbiamo dire che le celle possono essere a un letto o a due letti, bisogna eliminare il terzo, il quarto, il quinto, il sesto. A Napoli ci sono ancora stanzoni con 14 brande, ma il cesso è uno. Il problema non sono i metri quadri, il problema è che anche se ci fossero 4-5 metri quadri, ma ci sono 3 persone, il cesso è uno. E spesso non ha la doccia, alcune volte non ha l'acqua calda. Allora, io devo dire che cose semplici mi sono, pongo per l'ultimo tratto in cui mi occuperò come garante di queste questioni, lo voglio dedicare a questa sfida di ottenere delle cose precise di cambiamento concreto. L'eliminazione degli sgabelli in carcere e la sostituzione con sedie. Vedete, noi qui siamo, appoggiamo la schiena. Nelle carceri non ci sono le sedie, ci sono gli sgabelli, ed è solo una misura afflittiva. Pensate, quando le celle erano chiuse, stare 20 ore in cella su uno sgabello senza poter garantire l'acqua calda e le docce nelle celle, eliminare appunto dalla terza branda in su, aprire il refettorio, le mense, almeno per il pranzo. È previsto già nella legge
ma non c'è un carcere dove c'è sia una mensa, un refettorio, che è un momento di socialità e per mille altre ragioni. Rendere le biblioteche fruibili come luogo di lettura e studio e non come deposito di libri. Per l'affettività predisporre appunto i luoghi, appena sarà approvata la legge, predisporre i luoghi per il diritto all'affettività in carcere. Per esempio aprire nelle carceri dei piccoli supermercati per autonomizzare la vita quotidiana. Non fare la domandina perché si ha bisogno dello shampoo, del sapone, dell'acquisto di generi alimentari, è tutto governato in questo modo. Ma perché in una comunità, anche chiusa come il carcere, non ci deve essere un piccolo luogo, uno spaccio dove si va direttamente a comprare con la tessera telefonica? Per le telefonate, liberalizzarle. Che le telefonate sono pagate, cioè adesso quasi tutte le carceri cominciano ad avere la tessera telefonica, ma sono pagate dal detenuto, non è gratuita la telefonata. Allora, perché avere una costruzione così burocratica per cui le telefonate devono essere, sono tre telefonate? Sei. Sì, cioè sono quattro più due, insomma, comunque. Ma le telefonate devono essere di 10 minuti. Certe volte riempire 10 minuti di telefonata può essere anche difficile, mentre certe volte ne servirebbero un quarto d'ora, 20 minuti. Ecco, in carcere devi parlare 10 minuti, se no la interrompo prima, insomma, no? Ecco. E perché invece non dire c'è? E perché non consentire che se un detenuto vuole spendere i suoi soldi nel comprare la Nutella, un altro non si può comprare invece dei minuti in più al mese? Ecco, questo è altro. Ecco, penso che questo sono piccole cose, ma sono nel segno della riforma, se no gli stati generali non si calano concretamente nella vita. Per cambiare il carcere, noi dobbiamo cambiare le regole della vita quotidiana, che sono queste del carcere che è altrimenti fatto di sopraffazioni quotidiane. E per la salute, un altro fronte da aprire, insomma. Noi dobbiamo dare l'accesso pieno alle cure odontoiatriche in carcere. Dice i cittadini, noi andiamo dal dentista privato, sì, però in carcere bisogna garantire queste cure odontoiatriche, anche perché se vogliamo il reinserimento è bene che la gente esca dal carcere con una bocca con i denti, perché se uno ha dei marchi di ex detenuto, tossicodipendente e una bocca senza denti, il reinserimento vi garantisco che non si realizza. E allora questo. Progetti individualizzati per i sex offenders. Qui rientriamo nel problema. Sei in carcere perché sei punito. Non per essere punito, ma di fronte ai reati sessuali. È giusta la scelta di non fare nulla? Certo, non puoi obbligare, ma però affrontarlo il problema. Mentre noi mettiamo i sex offenders in carcere in una sezione chiamata sezione protetti e non escono. Anche quando in carcere si fa lo spettacolo teatrale, cinema, eccetera, quelli rimangono chiusi, ma poi escono, 3, 4, 5 anni, certo poi le pene si aumentano, si aggravano, però prima o poi escono. E se non si è fatto nulla, il rischio di recidiva
di quel tipo di reato è più grave di altre recidive. Credo che vanno affrontate in carcere senza moralismi delle misure di riduzione del danno. Quando in Italia si dice ma in carcere, cioè l'OMS dice in carcere vanno distribuiti profilattici e siringhe sterili. In Italia è come bestemmiare la Madonna. Però in Spagna c'è, cioè voglio dire non in paesi del nord Europa. Allora come si pone questo problema? Ne discutiamo? Ecco, io penso che ci siano delle necessità forti di cambiare il carcere. Ho sentito che il Presidente del Consiglio, andando ieri al carcere di Padova, ha dichiarato che il carcere è una questione altamente politica, con la P maiuscola ha detto. Non ho ben capito che cosa voglia dire per lui questo, no? Però non l'ha esplicitata, ha dato un titolo. E io sono convinto che è una grande questione politica, culturale, è una grande questione che riguarda la democrazia, però questa va poi tradotta nel... Se è una questione politica, culturale, che riguarda la democrazia, allora bisogna fare i conti con quello che si è detto fino adesso, cioè con quale legislazione penale affrontiamo. Il sistema delle pene e ancora, se è una questione politica, culturale, di democrazia, dobbiamo rispondere a queste pulsioni degli imprenditori della paura in modo diverso, non aggravando le pene a casaccio. Cioè, noi obiettivamente siamo invece in una Babele, per cui l'anno scorso in Italia si è abbassato ancora il numero degli omicidi volontari. Siamo sotto i 500 omicidi volontari in un anno. È il numero più basso, credo, dei paesi dell'Unione Europea. La riflessione che dovremmo fare è che di questi 450, mi pare, omicidi volontari, forse più della metà riguardano omicidi di donne ad opera di mariti, eccetera. Mentre fino a pochi decenni fa gli omicidi volontari in Italia arrivavano a punte di 2000 ai primi del Novecento, credo, 2005. Cioè noi abbiamo avuto un processo di civilizzazione. E però gli ergastoli, che negli anni 80 erano 500, oggi sono 1619. Cioè diminuiscono gli omicidi e aumentano gli ergastoli, ma c'è qualcosa, è una distonia, non so. Quindi se è vero che la questione del carcere è una questione politica, bisognerebbe riflettere su questo. Forse bisognerebbe riproporre la questione di una, non della riforma della Costituzione, ma della riforma del codice penale. Noi ancora siamo col codice Rocco, che dà l'impronta, segna pesantemente il fatto che la Repubblica non si è liberata subito dopo la liberazione del codice Rocco, che era il fondamento dello Stato fascista. E quindi io penso che questo volume di Margara è nella linea, insomma, di un pensiero molto, molto alto. Io ricordo, noi abbiamo pubblicato
nella serie della Società della Ragione, dei volumi della Società della Ragione, anche quello contro l'ergastolo, lì c'è un saggio di Malgara proprio contro l'ergastolo. E però in quel volume abbiamo posto al centro il pensiero di Aldo Moro contro l'ergastolo. Ma a ogni cerimonia che si fa ogni anno in onore di Aldo Moro, non c'è nessuno che ricordi che Aldo Moro era contro la pena di morte, ma addirittura e con più forza contro l'ergastolo, con delle ragioni che sono quelle che ha ricordato Andrea Pugiotto stamattina. Aldo Moro, nelle lezioni ai suoi studenti, diceva che l'ergastolo era peggio della pena di morte. Ora, quindi noi abbiamo una storia da recuperare, perché questo, ricordavi quella frase di Gastone Novelli, la tessera della Società della Ragione riproduce un disegno di Gastone Novelli e il figlio Ivan Novelli è curatore della mostra di San Bonè dei disegni che noi abbiamo promosso come Società della Ragione per aiutare la chiusura degli OPG. Ecco, chiudo proprio su questo, forse l'ho fatta lunga, ma la chiusura degli OPG, cioè l'abolizione del manicomio criminale, cioè di un carcere e manicomio allo stesso tempo, è veramente una grande rivoluzione. Io adesso mi sono, non perché ho questo incarico di commissario per la chiusura degli OPG, ma per altri motivi, mi sto veramente spazientendo dal fatto che noi realizziamo una rivoluzione e non la percepiamo e non la esaltiamo come una cosa straordinaria, che non solo non c'è in nessun paese, anche l'abolizione del manicomio civile è un unicum, ma addirittura quella del manicomio criminale è una cosa così enorme, e invece vedo che si fanno piccole obiezioni le REMS, che sarebbero queste che sono le strutture che vengono utilizzate per ospitare le persone che hanno una misura di sicurezza, ma il problema è che chiusura del manicomio criminale deve essere un volano per chiedere altre riforme. Cioè, fatta una cosa così grossa, allora anche l'istanza abolire il carcere non è più così assurda. Allora si potrebbe cominciare a dire, ma il carcere minorile come può essere strutturato anche architettonicamente? Cioè lo spazio della pena. Il carcere femminile è necessario per le donne che sono il 4% dei detenuti? Le donne del carcere di Lecce hanno scritto: il carcere non è per le donne, e da lì si può riflettere, ma forse si può ragionare e dire, se abbiamo eliminato il manicomio criminale, che era un carcere, forse possiamo anche pensare che per le donne si può pensare a un luogo diverso dal carcere maschile, a partire non da una concezione protettiva per un soggetto debole, ma dalla considerazione di un soggetto forte per la differenza di genere. Insomma, è una pista anche questa di lavoro da fare. Ecco, io penso quindi che per ricordare Malgara può essere un faro, insomma, perché
lui che è stato il costruttore della riforma del 75, nel 2006 ha prodotto un testo di riforma della riforma, cioè non era attaccato come un feticcio alla riforma, riconosceva che bisognava, dopo anche il regolamento ancora inattuato del 2000, scrisse un testo nuovo. E quindi ci insegna molto, perché gli Stati Generali hanno delineato un quadro, ma adesso bisogna realizzare delle cose che siano nella linea della riforma, ma che siano concretamente percepibili. È possibile questo? Guardate, questo si può fare anche senza risorse, perché noi continuiamo a dire che ci vogliono più risorse, sì, probabilmente queste non bastano mai. Il problema è che per le scelte che ho indicato prima, i soldi sono, quelli servono sono pochi. In realtà bisogna cambiare le teste. Il problema è questo, che se invece non si ha l'idea di un luogo legato ai principi della Costituzione, si possono avere tanti soldi per avere tanti poliziotti, ma non per cambiare il carcere. Perché alla fine, se si chiedono soldi per il carcere, finirà in assunzioni di polizia penitenziaria che non produce il cambiamento nel carcere. Noi dobbiamo rompere tante incrostazioni che questa demagogia degli imprenditori della paura ha costruito. E l'ultimo effetto è la lotta fra gli ultimi e i penultimi. Ed è una lotta devastante questa, socialmente, per la democrazia. L'inclusione certo è una scommessa difficile, però se la scommessa difficile è sostituita dalla guerra fra gli ultimi e i penultimi, la democrazia rischia di non esserci più. Grazie Franco, che descrive finalmente il detenuto come un soggetto di diritto e non più semplicemente un soggetto passivo dell'esecuzione penale, soggetto di diritto cui appunto devono essere garantiti in base all'articolo 3 della Costituzione tutti i diritti, e soprattutto che lo Stato rimuova tutti gli ostacoli affinché egli sia considerato comunque libero uguale come gli altri cittadini, anche se temporaneamente privato della sua libertà di movimento, e che all'interno del carcere appunto siano comunque tenuti fermi tutti gli altri diritti che sono la base alla quale poi il detenuto riuscirà a ricostruire il proprio percorso una volta che verrà reinserito all'interno della società, e appunto una volta che usciremo dal tunnel del referendum costituzionale, immagino che si ricomincerà anche a parlare delle successive riforme. Poi sarebbe bello, magari se resta un po' di tempo, chiedervi che cosa ne pensi il ministro Orlando, insomma, che comunque ha avuto, mi sembra, almeno l'ottimo spunto, ecco, di aprire questi Stati Generali per fare, auspichiamo, ragionamenti un po' nuovi sul tema del carcere. Quindi, qualora ci fossero più risorse, sarebbe bello che non fosse per costruire nuove carceri, ma per fare carceri migliori e diverse. Diverse significa, e prima Franco lo citava, anche strutturalmente, fisicamente differenti. C'è questa idea del carcere città, che non è semplicemente un'idea architettonica, perché il carcere è una parte della città, ed è giusto che la città lo sappia e che non viva il carcere come un elemento esterno ed estraneo.
ma l'ambizione sarebbe proprio quella di cercare di integrare queste due realtà che vivono molto spesso appunto separatamente, ma che dovrebbero interagire e interloquire maggiormente con un'apertura dell'una nei confronti dell'altro e viceversa. E questo almeno a livello costituzionale, in base al principio insomma di sussidiarietà della Costituzione, è garantito ed è suggerito il fatto comunque che soggetti esterni ed estranei al mondo chiuso del carcere entrino in questo mondo e con il loro apporto esterno forniscano spunti per questo dialogo. Devo dire che ovviamente io non ho esperienza di altre carceri, però per quel poco che mi è dato conoscere il carcere di Ferrara, queste aperture ci sono, e mi sembra che il lavoro che viene fatto all'interno del nostro carcere qua a Ferrara sia assolutamente in questa direzione. Marcello Marighelli è il garante dei detenuti del carcere di Ferrara e a lui chiederei qualche spunto di riflessione e qualche indicazione su che cosa viene all'argine. Grazie. Vorrei dire anch'io comunque qualche parola in ricordo di Alessandro Margara, che ho conosciuto quando ho iniziato questa esperienza di garante appunto dei diritti dei detenuti del comune di Ferrara. Margara venne a Ferrara il 22 novembre 2011, avevamo, allora lui era garante dei diritti dei detenuti della regione toscana e partecipò al coordinamento nazionale dei garanti che avevamo organizzato qui a Ferrara. Prima Andrea ha detto che questo libro è stato scritto con affetto, infatti Margara era un uomo che suscitava affetto, questa è stata la prima impressione, conosceva la nostra città, conosceva il nostro carcere, anche se lo collocava ancora in via Piangipane. Era un uomo anche di grande compagnia, fece onore a una porzione di salame da sugo davvero importante. Lui intervenne in quella occasione rappresentando le sue aspettative nei confronti del nuovo governo rispetto a quella riforma dell'ordinamento penitenziario di cui tu prima parlavi. Oggi noi sappiamo che queste aspettative che lui aveva sono rimaste deluse, sono 6 anni che questa proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario è stata abbandonata e forse se ne sta scrivendo una nuova. In effetti varrebbe la pena di riprendere in mano quella proposta di legge, primo firmatario Boato, e anche confrontarla con quelle che sono le conclusioni degli stati generali su cui abbiamo lavorato in questi ultimi tempi, e probabilmente troveremo molte coincidenze e ci accorgeremo che quella proposta di legge su cui Margara lavorò e che credo che sia stata quasi tutta opera sua, sarebbe veramente, veramente attuale e ci toglierebbe sicuramente molti alibi rispetto alle difficoltà poi di tradurre in un testo normativo quelli che sono gli esiti degli stati generali dell'esecuzione penale che il ministro Orlando ha voluto. In quel coordinamento io segnalai per la prima volta la preoccupazione per il progetto dell'ampliamento del carcere dell'Arginone, che l'amministrazione penitenziaria aveva approvato con il piano carceri. Io denunciai l'esclusiva progettazione di un nuovo pezzo di carcere, solo altre celle, e sottolineavo come non c'era nessuna risorsa per la manutenzione all'istituto che ne aveva urgente necessità. Io poi mi accorsi che non avevo colto proprio il centro della questione e me ne sono accorto leggendo la relazione al Consiglio regionale della Toscana che Alessandro Margara, garante dei diritti detenuti della Regione Toscana, fece nel 2012. Questa relazione che io tengo
sempre con me, che lui mi consegnò personalmente, che dal titolo Il carcere dopo Cristo. In quel testo Margara riprendeva la sua critica al piano edilizio per le carceri, che aveva definito lo scippo delle risorse, perché si voleva finanziare quel piano carceri con le risorse della cassa ammende, quindi scippo di risorse alla cassa ammende riservate per altri fini, tanto che si è dovuto modificare la legge per scriminare lo scippo. Acute parole di Alessandro Margara. Ma di più, lui spiegava come l'aumento delle celle avrebbe realizzato un carcere di sola contenzione, in cui il luogo della vita è la cella. Ed era questa una concezione che lui denunciava, che è ben diversa da quella cella camera di pernottamento, come definita dalla legge del nostro ordinamento penitenziario. E non a caso, perché questa definizione della camera di pernottamento serve ad evidenziare che la vita della giornata si svolge fuori dalla cella, nelle attività dell'istituto. E lui sottolineava negli spazi, sembrava che fosse calibrato su Ferrara questo suo discorso, negli spazi verdi delle carceri saranno costruite nuove strutture per aumentarne la capienza, carceri sempre più grandi, e quindi denunciava come si andasse anche contro quella che è la previsione dell'ordinamento penitenziario, che prevede carceri non grandissime, finalizzate a garantire e favorire la conoscenza del detenuto per il trattamento individuale che tutto l'ordinamento penitenziario delinea come amministrazione del carcere. Ecco, quelle parole sono state le parole chiave della nostra presa di posizione perché non si realizzasse il nuovo padiglione a Ferrara. Noi cominciamo a dire no al cemento sul verde del carcere di Ferrara. Si fece la scelta di aprire una discussione pubblica, ci furono le prese di posizione della Giunta e poi organizzammo il seminario nazionale sul tema del piano carceri. La Società della Ragione lo organizzò qui a Ferrara a inizio 2014. Questa nostra piccola battaglia, probabilmente molto aiutati dalla crisi che è venuta avanti nel paese finanziaria, ha fatto sì che a Ferrara, a differenza però di altre realtà della regione, perché a Modena è stato fatto, e a Piacenza è stato fatto, cioè, il padiglione aggiunto non c'è. Non è stato fatto, non è stato costruito e nello spazio verde del carcere di Ferrara c'è un rigoglioso orto su cui lavorano diversi detenuti e a giorni ci sarà anche montata una serra di 9 metri di larghezza per 40 di lunghezza. Il galeorto. Ecco, io questa relazione di Margara me la sono da quel momento tenuta cara, è diventata una guida, un modello anche su cui io mi sono appoggiato come traccia per le relazioni che poi ho prodotto per il Consiglio Comunale. Margara sapeva affrontare dei temi anche molto difficili, che a volte sono un po' delicati da discutere per noi garanti. Difficili come quello che diceva essere il versante più tragico del carcere. Ho trovato una sua prefazione ad un libro del 2009, In carcere del suicidio e altre fughe, di Laura Baccano e Francesco Morelli, Ristretti Orizzonti. Lui qui parla dei suicidi come il versante più tragico del carcere e di fronte ai dati che non evidenziano il ridursi del fenomeno dei suicidi dopo la riforma, anzi ne rilevano la crescita, afferma: di questa riforma inattuata non c'era, da questa riforma inattuata non c'era da aspettarsi nulla di buono. Se fosse stato attuato il carcere della riforma sarebbe stato creato un ambiente diverso, nel quale era possibile vivere. Se invece il carcere così com'è non è vita,
Non c'è da meravigliarsi se le persone più esposte ai rischi specifici operano le scelte che sappiamo. Con grande acutezza lui collegava il fenomeno a quello numericamente molto più grande dei cosiddetti eventi critici che si manifestano nelle carceri, quindi non solo suicidi, ma tentati suicidi, atti di autolesionismo, aggressioni al personale polizia penitenziaria, procedimenti disciplinari ai carico dei detenuti. Margara si interrogava sempre attento ai numeri, le sue relazioni sono sempre piene di dati statistici su cui fa commenti e su cui veramente fa delle elaborazioni. Era impegnato a cercare le cause vere dei fenomeni. È stato un magistrato, ma per me è stato più un magister che un giudice, era più portato ad insegnare che a giudicare. Lui non si limitava a riflettere sulla base generale della legge come astratta e generale, ma cercava quella giustizia che rende a ciascuno il suo. Sempre richiamava in ogni momento la necessità del trattamento individuale del detenuto, così come vuole la legge. La considerazione verso le risorse della persona, e si chiedeva, parole sue, ma il carcere darà spazio alle risorse personali del detenuto? Le faciliterà o ne avrà paura? E qui coglieva quello che lui chiamava il deficit organizzativo della macchina che amministra il carcere, cioè questa incapacità di cogliere la necessità di facilitare e favorire il mantenimento delle risorse personali del detenuto. Quindi tutto il contrario di quello che avviene, che è la spogliazione delle risorse del detenuto. Il mantenimento della resilienza del detenuto, favorire la possibilità del detenuto di sviluppare quel patrimonio di relazioni umane e culturali che ha all'interno, che si può costruire un trattamento individuale. Io in questi 5 anni di esperienza come garante detenuto ho avuto circa 300 colloqui con i detenuti individuali. Ci guardavo l'altro giorno un archivio. Ma il tema del cambiamento nella persona detenuta ricorre sempre. Quindi c'è il discorso, l'aspirazione al cambiamento, secondo me, è la vera dignità del detenuto. Se si mortifica l'aspirazione al cambiamento, è lì che togliamo la dignità del detenuto. Le lamentele per il letto, per le cose pratiche, sono scarsissime. Le lagnanze, le lamentele, il dolore è per non vedere una prospettiva davanti a sé di cambiamento. Queste sono state le segnalazioni, diciamo così, più forti, le richieste più forti che vengono dai detenuti. Per venire al nostro carcere, Ferrara è un carcere che si può dire vicino a quello descritto dalla legge di riforma? Io credo non abbastanza, non è abbastanza vicino, ma nella consapevolezza che comunque siamo uno dei 200 carceri, quasi 200 carceri che ci sono nel nostro paese, che siamo inseriti in un sistema che fatica a risolvere le contraddizioni, anzi direi che spesso le evita. Basti pensare a questo palleggio tra Camera e Senato della legge sull'introduzione del reato di tortura. Tra emendamenti migliorativi e rinvii, noi non abbiamo questo provvedimento di legge. E poi, citando sempre Franco, anche, sappiamo bene che se ci sono le rose non abbiamo sempre il pane. Quindi abbiamo qualche eccellenza nel nostro carcere, ma non è detto che abbiamo la garanzia effettiva dei diritti di tutti i detenuti e che non abbiamo anche degli episodi che devono essere sicuramente rivisti e stigmatizzati. Però io credo che nel nostro carcere stiamo procedendo senza paura su una strada non facile,
e forse non trova tutti d'accordo, né nella città e nemmeno dentro il carcere. Ma è un carcere che in questo momento, da alcuni anni, si è trovato sotto una guida autorevole. Abbiamo avuto dei direttori veramente che hanno esercitato più l'autorevolezza che il potere. Hanno cercato l'equilibrio e la condivisione tra le componenti del personale. Perché dentro il carcere abbiamo almeno tre componenti di personale: polizia, educatori e personale della sanità. Tre contratti diversi, tre culture diverse, tre scolarità diverse, reclutamento completamente diverso, chi fa il concorso, chi arriva dall'esercito. Ed è stato cercato un rapporto del carcere con la città, quello che prima tu citavi. Il carcere cerca nella città le risorse, per portare avanti dei progetti. Però la novità, diciamo, rispetto a quello che io sento dire da altri miei colleghi migranti, è che in questa città il carcere coglie anche gli stimoli e i contributi che vengono dalla città. Non cerca solamente il finanziamento delle proprie idee. Possiamo fare diversi esempi e citare quelle che sono, secondo me, delle eccellenze. Intanto la prima cosa che devo dire, il primo aspetto che si può cogliere nel carcere di Ferrara, e lo voglio dire in questo momento che come territorio non siamo stato un esempio edificante per l'accoglienza dei migranti, è che in carcere a Ferrara gli stranieri partecipano a tutte le iniziative come i detenuti italiani, nelle scuole, nel lavoro, nel teatro, nello sport. Non viene preso assolutamente in considerazione quella che è una stortura poco denunciata del nostro ordinamento, che lo straniero detenuto è destinato quasi sempre all'espulsione e che quindi si sta, in mancanza di risorse, di fronte alla carenza di risorse, affermando sempre più l'idea che con lo straniero poi è inutile avviare un percorso di reinserimento, perché tanto sarà espulso e può essere espulso addirittura con questa norma, per me abbastanza stramba e che dovremmo studiare un po' di più, che è quella della espulsione come misura alternativa alla detenzione. Cioè, un detenuto straniero viene dato una sorta di premio, può essere espulso prima della fine della detenzione e quindi, avendo uno sconto di pena che può raggiungere anche i 2 anni, si può mandare a verificare la propria risocializzazione all'interno del paese di provenienza. Questa è una questione piuttosto complicata, che anche gli Stati Generali hanno cercato di affrontare, ma che io credo che debba essere meglio valutata. Anche perché proprio qui diciamo siamo assolutamente al di fuori di quella che è il trattamento del detenuto ai fini della risocializzazione. Qui addirittura la Corte Costituzionale, che ha già vagliato questa norma, ha stabilito che il carcere in sé è già risocializzante per uno straniero, in sé, quindi a prescindere dal trattamento. Un altro iniziativa per venire alle cose pratiche che dicevi tu, Franco, a Ferrara il sistema sanitario prevede che non siamo al livello che dicevi tu, che il detenuto può andare liberamente dal medico e magari deve fare richiesta, però i nostri detenuti hanno, a differenza di altre carceri, un medico di riferimento fisso, simile a quello che anche noi abbiamo come medico di famiglia, quindi il detenuto fa riferimento sempre al proprio medico che lo conosce, e quindi i medici all'interno del nostro carcere
si sono suddivisi i detenuti anche secondo le loro specializzazioni e le loro conoscenze. Un'altra esperienza che abbiamo realizzato all'interno del carcere di Ferrara è la scuola professionale alberghiera ed agraria, che entra in carcere con i suoi corsi e i suoi laboratori, cosa assolutamente non facile, perché portare scuola con un laboratorio all'interno del carcere, realizzare i laboratori, è stato davvero un lavoro immane. Io credo che questa sia la strada maestra, e l'abbiamo posta anche al tavolo degli stati generali che si è occupato del lavoro dei detenuti. Bisogna uscire dalla logica del corso di 100 ore, 200 ore finanziato ogni volta, che poi si perde, ogni anno devi partire e discutere per riuscire a finanziarlo, e poi a volte ottieni il finanziamento di un corso che poi non serve più. Mentre invece è bene che ci sia una scuola professionale all'interno del carcere che si affianca a quella che è la scuola tradizionale, cioè la scuola primaria, l'alfabetizzazione, così come c'è all'interno del nostro carcere. Abbiamo costruito una iniziativa, un programma culturale basato sulla proiezione di film, quindi nel carcere Ferrara c'è il cinema una volta al mese con presentazione del film e discussione dello stesso. L'ultima iniziativa importante che vi voglio segnalare è quella dei sabati delle famiglie. Siamo riusciti a Ferrara, questa è stata anche una mia presa di posizione. Io ho molto apprezzato ed apprezzo il ruolo del volontariato all'interno del carcere, però credo che se c'è nella città un servizio disponibile per i cittadini, questo servizio, se non è incompatibile con la detenzione, deve essere fruibile anche dai detenuti. Ferrara ha un centro per le famiglie che offre un servizio di mediazione nel rapporto genitori-figli quando ci sono delle situazioni di difficoltà o delle separazioni, e in più offre un supporto alla genitorialità di questa città. Quindi il centro per le famiglie è entrato già da 3 anni nel carcere di Ferrara e svolge questa attività assolutamente necessaria di mediazione tra il genitore detenuto e il proprio figlio e la propria famiglia. Vuoi con un supporto agli incontri a gruppi di detenuti su come gestire il rapporto, su come affrontare il rapporto con il figlio, perché il detenuto non cessa di essere genitore, ed in più abbiamo organizzato, e questa è stata la possibilità anche di allargamento senza costi di quello che è il regolamento penitenziario, i colloqui al sabato riservati ai detenuti che incontrano non solo il figlio minore ma tutto il gruppo familiare con un orario libero e una piena disponibilità dell'ambiente. Vuoi per i giochi dei bambini, vuoi per anche un po' di ristoro. Ecco, queste sono state le iniziative che abbiamo cercato di fare a Ferrara, proprio perché riteniamo che il carcere non sia estraneo alla città. Il teatro non va dimenticato, ecco, il fatto che dicevo prima che il carcere coglie anche gli stimoli che vengono dalla città. I basker entrano in carcere e c'è la giornata dei basker in carcere. Internazionale entra in carcere perché gli spettacoli teatrali del nostro laboratorio teatrale stanno dentro nel percorso internazionale, il pubblico è entrato in carcere e ha visto lo spettacolo, il carcere e il teatro è andato al comunale, e questo penso che sia un'esperienza unica in Italia. Abbiamo molti teatri in carcere, ma pochi teatri che vanno del carcere, che vanno nel,
e nel comunale. Una, il progetto, quello del teatro, che possiamo chiamare, sì, sta dentro internazionale, ma è anche internazionale, perché gli attori sono tutti di tutti i paesi e quindi si esprimono in tutte le lingue, ma poi alla fine viene fuori un assemblaggio che Orazio certo è capace di realizzare, di veramente grande successo. Grazie. Grazie. Se ci sono alcune domande, alcuni spunti dalla platea, altrimenti ho visto il professor Fuggiotto che prendeva appunti. No, ma non appunti perché non puoi sempre dare. Se avete voglia di qualche approfondimento, altrimenti... Ma magari ecco, se non una sì. Cosa, no? Che tutti i testi che... Don Miguel ha citato in Malgara, sono tutti contenuti in questa antologia. Sì, è stato molto bello. Ci sono... Che trovate nel banchetto a offerta libera. Sì, ci sono tutti, questo libro a offerta libera, ma ce ne sono anche molti altri curati anche appunto dal professor Poggiotto e da Franco Corleone nel banchetto là in fondo, insieme alla fine, alla coda del caffè, se volete bissare o se siete arrivati in ritardo e volete fermarvi un attimo con noi. Vi faccio una domanda. Certo. Al garante dei diritti del carcere di Ferrara. A me risulta, vabbè, ho un'esperienza purtroppo personale diretta con il carcere, e mi risulta che, diciamo che gli assistenti, i cosiddetti educatori del carcere, in forza al carcere di Ferrara, dovrebbero essere 8. Ce ne sono attualmente 3. Questo in questo momento ce n'è diciamo che ce n'erano due, ce ne sono stati due per una serie di mesi perché uno ha avuto un incidente ed è rientrata da un mese. A fronte di dati che io ho recuperato ovviamente documentandomi personalmente, che più della metà dei detenuti in ambito di Ferrara, ma sul territorio nazionale, è detenuto con pene che sono inferiori ai 3 anni o pene residue inferiori ai 3 anni, per cui potrebbero attingere, diciamo, a tutta una serie di pene alternative, quali l'affidamento in prova, gli arresti domiciliari, tutto qua, tutte cose che passano comunque da l'opera di queste persone e all'interno del carcere, che devono stilare una sintesi, conoscere il detenuto, valutarne il percorso, e fuori dal carcere, per cui si parla di andare a vedere se effettivamente c'è quello disposto a... Cioè, si crea, secondo me, una situazione in cui la cosiddetta sosta all'interno del carcere, anche per persone che potrebbero aderire a pene alternative, che abbiamo visto anche essere comunque più efficaci da un punto di vista della recidiva, si allungano in una maniera, cioè, secondo me... Parliamo di disumana, allora mi chiedo, cioè, avete intenzione anche di lavorare sull'integrazione di questo personale? Perché poi io sono d'accordo con lei, purtroppo vivendo lo so anche tutte quelle che sono le altre problematiche del carcere. Ritengo anche che sostituire le sedie con gli sgabelli con le sedie sia una buona cosa, perché so che poi il mal di schiena viene tanto. Mi chiedevo su questo fronte se avete dei progetti, delle cose, se dipende da lei o ovviamente immagino non solo da lei, o cosa intendete fare per magari aumentare la possibilità di queste persone di accorciare i tempi di detenzione. Ecco. No, dipende certo da me, però io ho espresso la mia opinione anche agli Stati Generali. Io credo che così come c'è stata questa riforma che ha visto il passaggio della sanità penitenziaria dall'amministrazione penitenziaria alla sanità pubblica, quella che abbiamo tutti, perché fino a qualche anno fa dentro il carcere i medici erano dipendenti del carcere e adesso, mentre invece adesso abbiamo la sanità che è entrata nel nostro carcere,
questo processo di riforma dovrebbe toccare anche le figure che lei ha citato, cioè non ha senso che ci siano educatrici del carcere, dipendenti dell'amministrazione penitenziaria che poi elaborano progetti e percorsi che poi devono sottoporre alle assistenti sociali, educatrici poi del territorio. Sarebbe bene che il processo educativo fosse seguito dalle stesse persone che sono sul territorio, quindi assistenti sociali, così come per gli altri cittadini. Questa è stata la mia opinione e sicuramente avremo una maggiore efficienza, avremo probabilmente anche una maggiore capacità anche di affrontare quelle che sono poi le questioni numeriche delle dotazioni organiche. Ma su questo c'è un forte ritardo culturale. Questa questione qui, perché proprio parlando di quella sintesi, di quell'equipe, di quella relazione che deve essere fornita al magistrato di sorveglianza per decidere una misura alternativa, nonostante la riforma della sanità in carcere, il giudizio di tipo psicologico è dato da uno psicologo consulente dell'amministrazione penitenziaria, non dallo psicologo psichiatra che vede della sanità pubblica che vede il detenuto e che lo segue e che lo cura. E su questo piccolo aspetto normativo, su cui quel giudizio è stato riservato all'amministrazione penitenziaria, che tra l'altro lo esercita in una maniera assolutamente disordinata, perché si avvale di persone con contratto che vengono quando possono, che hanno poche ore e che poi alla fine non conoscono nemmeno la persona, e devono esprimere poi quel giudizio prognostico che obiettivamente qualsiasi professionista si rifiuta di dare, perché non può fare la domanda, ma se esce commetterà ancora un delitto, chi lo può dare? Sarebbe molto meglio che ci fosse un'integrazione di cura e segue le persone, che può dire semplicemente sta bene, sta male, ha bisogno di cure e non è il momento di sottoporlo ad un... Guardate che i detenuti temono moltissimo l'entrata in carcere, ma temono moltissimo anche poi quando è il momento di uscire, perché l'uscita del carcere è estremamente preoccupante per le persone che sono state lì non un anno, ma 4, 5, 6, 10 anni. È estremamente preoccupante, quindi sono essi stessi che chiedono un aiuto alla società, al sistema, perché li aiuti in una transizione verso l'uscita. Quindi queste sono le mie idee, quelle che anche Margara potete trovare quando parla del deficit organizzativo, sottolinea tutte queste questioni. Ovviamente poi abbiamo tutto un sistema giudiziario dove i magistrati sempre più si avvalgono per le decisioni delle relazioni che vengono dagli specialisti, per cui poi alla fine non si capisce mai chi è che decide davvero la misura alternativa, se è la società che offre un posto di accoglienza, perché se manca l'accoglienza, se è chi offre il lavoro, se è lo psicologo, se è l'educatrice o se è l'agente di polizia penitenziaria che ha scritto che il detenuto si è comportato male, ha fatto il rapportino, perché poi il magistrato è vero che normativamente può prescindere da tutti questi giudizi, però si prende in effetti delle grosse responsabilità, soprattutto per quello che diceva Ilaria prima, quando poi se un detenuto in misura alternativa commette un reato, la stampa è prontissima, no? a scagliarsi sul magistrato che l'ha messo fuori. No, io ho un'esperienza diretta, ho insegnato in carcere 6 anni e sono molto d'accordo con quello che dicevi tu, Magali, su questa cosa, la differenza tra scuola e i vari corsi. E io ho chiesto il trasferimento lì quando nel carcere è entrata la scuola pubblica. Io sono entrata nel 2000, era solo il secondo anno praticamente a Ferrara, e ho chiesto il trasferimento perché era diventata scuola pubblica, quindi io come insegnante potevo andare lì. E ho visto l'enorme differenza tra questi corsi in cui io vedevo, corso del computer, vedevo sotto i miei occhi di vari ENAIPO, varie associazioni, entravano 15 computer, che in carcere voleva dire assolutamente un tesoro,
e duravano, ora che la domandina, chi non sapeva in Italia, così, insomma praticamente io che ero lì tutto l'anno scolastico, vedevo questi 15 computer entrare come un tesoro e poi dopo 3 mesi, che io ero ancora lì, 15 computer uscire, finito il progetto, al carcere non rimaneva niente, chi aveva fatto 3 ore, chi aveva fatto 5 ore, a parte lo spreco, perché sono sempre a contarci soldi, ma è uno spreco pazzesco, ma non rimaneva niente, tant'è che noi nel nostro piccolo invece come scuola avevamo 2 o 3 computer che usavamo nella scuola e che lasciavamo lì anche d'estate, salvo poi scoprire che d'estate finivano gli uffici perché i nostri erano meglio di quelli che avevano nell'ufficio a proposito di riorganizzazione. Quindi questo è un grosso cambiamento da fare e sono anche molto contenta anche a livello personale perché è il primo corso, il primo diplomato a scuola superiore, perché la nostra, il nostro carcere non prevede le scuole superiori. Mentre ero lì, già al secondo anno avevo portato come centro territoriale un progetto per introdurre la scuola superiore, che non era possibile, ma per fare delle lezioni in modo che gli allievi potessero fare gli esami a fine anno, che peraltro la scuola pubblica è obbligata, tra virgolette, a fare a chi lo vuol fare come privatista, a garantire le lezioni. E sono stata molto contenta perché poi ho fatto il trasferimento in una scuola che ha adottato, che il Carducci ha adottato questa cosa e i miei, io per 2 anni e poi i miei colleghi praticamente hanno continuato a fare lezione e quindi i miei, diciamo, allievi o comunque la mia scuola hanno continuato a fare gli esami. Infatti io ho chiesto il trasferimento dopo che si è diplomato il mio primo allievo geometra. Io lo so cosa vuol dire, tutte le cose che dicevate, esattamente così, fagli fare l'esame di Stato, io non so se lo devo dire in pubblico e autodenunciarmi, non riuscivo a portare dentro la squadra e questo si doveva diplomare geometri, il CAD non lo potevo usare perché non c'era non potevo usare l'internet, non potevo fare. Io l'ho detto, alla fine l'ho detto anche alle educatrici, io ho portato dentro la squadra, era vietato, ma come si fa? Tu lavori per anni per uno per fargli fare l'esame di Stato, su queste cose. È vero che non c'è la lamentela specifica sulla cosa, ma c'è la lamentela sulla doccia. Io sentivo, non si lamentavano del fatto che per fare la doccia, ma è dell'umiliazione del chiedere, non della doccia che non c'è nella cella. E passa tutto così. Quindi queste cose, anche pratiche, sono molto importanti. Per non dire dei protetti. I protetti, dopo, al secondo anno, noi eravamo 3 colleghe della scuola media, abbiamo detto, ma qua non hanno hanno sempre gli stessi vestiti, alcuni di loro, e il problema del cambio e del problema di quelli che non hanno soldi. Giustamente si parlava di supermercato, si parlava di soldi, c'è gente che va in carcere e non ha niente, viene presa a 3 euro e quello che ha. Le famiglie spesso si ritirano, cioè anche quelli che ce li hanno si vergognano, insomma ci sono dei detenuti che non hanno un soldo, sono anche quelli che ce li hanno. Come viene gestita adesso questa cosa, è la mia domanda? Perché noi abbiamo, persino noi come corpo insegnante, abbiamo cercato di portare delle cose decenti da garantire il cambio, perché è vero che non è una cosa pratica, ma se non hai la lavatrice, ti lavi a mano le cose e sei in una cella, non si asciugano, non si asciugano, perché questo è un altro problema. E noi hai una classe, se questo viene sporco, è chiaro. Però è stato un insuccesso, perché anche questo degli indumenti, come viene gestito adesso, io mi chiedo? Perché noi abbiamo provato delle cose, ma vanno gestite dal parroco. Il quale parroco? Non so se il parroco, insomma, c'era un certo Don Antonio, io non l'ho mai incrociato, però c'era, so che c'era, perché bisogna portarlo a lui. Anche questo, ma che dignità è? Dava i vestiti chi voleva. Quindi i detenuti protetti, che erano dentro per il reato di cui abbiamo parlato, quelli avevano, cioè non avevano il cambio di vestiti. Come gestiamo queste cose? È migliorata la situazione? Ve lo chiedo perché io a un certo punto, siccome gli eroi ci sono solo nei libri, ho fatto trasferimento. No, io sono d'accordo con Franco, lo spazio e il supermercato sarebbe bisogno che lo facciamo. Adesso c'è l'emporio, ma è sempre caricatevole, cioè la distribuzione è organizzata molto meglio perché per noi è stato anche un successo. Emporio, una stanza, il detenuto entra lì e si sceglie, no? Come se vai da Emmaus, ti scegli i vestiti usati, le cose che le persone hanno regalato e te lo porti via. Cioè, viene dato anche qualche altro genere, tipo caffè, però è
carità, non c'è la possibilità di scegliere, acquistare anche diciamo così a prezzi normali quello che in effetti se qualcuno vuole acquistare è costretto ad acquistare attraverso una domanda, attraverso tutto un procedimento assolutamente assurdo che è quello della domandina eccetera e poi ad un prezzo assolutamente non competitivo con quello che è la realtà fuori. Io devo dire che avevo trascurato, ma quest'anno durante la visita, che ogni tanto faccio una visita totale del carcere, sono andato, ho voluto vedere bene tutto il magazzino degli alimentari. E qui le cose che noi avevamo sottolineato anche in un incontro col Ministero rispetto a questa questione del vitto e del sopravvitto che per un strano, per dire strano, per un eufemismo, sistema di appalti del nostro paese gestito da un ex magistrato che poi è diventato anche assessore alla legalità al Comune di Roma e comunque lui è un grande sostenitore di questo super appalto dove chi porta il vitto porta anche il sopravvitto. Poi va nel magazzino e io gli ho detto scusate, qual è la roba del sopravvitto e quella roba del vitto? Qual è la roba il materiale del governo e quello che vendete? No, questo è di qua, è del governo, questo di qua è quello che vendiamo. Ho detto, ah, insomma, ho detto, dimentico di essere stato un ispettore del lavoro, va bene così. Cioè, è una roba allucinante, cioè, diciamo, quello che c'è in questo, in questa relazione di Margara, ci sono 6-7 pagine sul deficit, quello che lui chiama deficit organizzativo, cioè ci sono dei cambiamenti strutturali da fare, sicuramente. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie mille.